considerato uno dei boss di... Queste sono parole sue. Di Polistena. Sono parole tutte sue queste. No, mie, mi pare sì, che sì, venga sua, sua, dico quelle sue. Dal pubblico ministero. Ma come si sa, no? Che ognuno va classificato in base al nome oggi. In base al nome? Il mio nome, diciamo, è un nome da poca portata. E com'è, ecco, che il nome dei Longo viene identificato con la mafia? Lo descrivono loro così, perché non l'ho mai saputo. Ecco, lei come spiega che il nome di Longo viene identificato come quello del capomafia di Polistena? Non lo il so. Suo, dico. Non lo so. Non si dà una spiegazione? Non lo so. Eppure sono anni che la considerano un boss di Polistena. So. Non lo so, non lo so. Non lo so. Se l'è mai chiesto tra lei? Non lo so. Non lo sa? No. Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. Questo processo come lo considera? Non lo conosco, non lo sento, non so. Con tutte queste accuse che le fanno di aver imposto... Che accuse così innocenti? Di aver imposto i suoi camion... No, non possono cioccare. Di aver imposto la produzione del pietrisco... Non c'ho pietrisco. E qualcosa forniva però a Vecchio? No, nulla, no, non lo conosco Vecchio per fondazione. Ma lei era inserito nel lavoro però? No. Mai. Mai inserito nel... No. Quindi questo è un processo... Che è? Non lo so. Processo che è così. Eppure, che attività svolge a Polistena? Allevatore bestiame. Pietrisco no? No. Solo allevatore bestiame. Di quando sono nato. Altrimenti non ho cambiato mai il mestiere. Quindi al Vecchio doveva fornire le pecore in questo senso? Certo. Pecore non ne forneva, Vecchio vuol dire che io non conosco Vecchio. Come si spiega lei che in tutti i rapporti di polizia, di carabinieri, il suo nome viene inserito come quello del capo mafia di Polistena? Forse perché mi chiamo Longo. Ma ci sarà stato un inizio? L'inizio dell'infanzia, perché era così, piccolo, qualcosetta. Ha commesso qualche... Niente, pascola abusiva. Italiana, in nome del popolo italiano, del Tribunale di Parmi, visti gli articoli 483 e 488 del codice procedurale penale, che erano Luigi Rocco, Longo Rocco Vincenzo e Longo Domenico colpevoli dei reati loro scritti, giudicati come contestati ai capi A ed F nell'unico reato di tentativo pluriaggravato di estorsione, esclusa per tutti l'aggravante di aver agito mentre erano sottoposti a misure di prevenzione, e li condanna con la continuazione alla pena complessiva di anni 10 di reclusione, lire 1.000.000 di multa ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno a quella della propria custodia preventiva. Visti gli articoli 29, 32 e 230 del codice penale, dichiara gli stessi interdetti del pubblico ufficio in perpetuo e in stato di interdizione della pena durante l'espiazione della pena, e ordina che appena espiata siano sottoposti alla misura della libertà vigilata per anni. Visti l'articolo 479 del codice procedurale penale, assolve Brutace Francesco, Candidoro Francesco, Cristiano Vincenzo Giuseppe, Longo Rocco di Domenico e Longo Luigi dei reati non ascritti per l'insufficienza di prove.
Gli imputati hanno 3 giorni per proporre appello. Se non si trovassero sul banco degli imputati del Tribunale di Palmi, negherebbero persino di essere in galera con la grave accusa di estorsione aggravata. È lo stile antico, ancestrale, degli uomini della Fibbia. La Fibbia è il simbolo della gente di panza dell''Ndrangheta, la mafia calabrese. Esemplare la condanna comminata a Ilongo, 30 anni in 3. A Polistena avevano fatto saltare una ruspa e un camion dell'impresa del geometra Vecchio che sta costruendo il palazzo degli uffici comunali. Non soddisfatti di aver ottenuto una parte della fornitura del pietrisco, pretendevano che il geometra non impiegasse i suoi camion. Nonostante i Longo siano in carcere, per proseguire i lavori è stato necessario piantonare il cantiere. I carabinieri montano la guardia di notte e di giorno. Le auto della polizia scortano i camion che trasportano il materiale e il cemento. E la cosa più assurda è che di ciò nessuno si meraviglia. Appare del tutto normale che carabinieri e poliziotti siano costretti a vigilare con i mitra spianati su un normale lavoro di costruzione. Nell'episodio di Polistena c'è forse la chiave di lettura dell'atteggiamento che i calabresi oppongono alla mafia e a tutto ciò che avviene intorno a questo grave fenomeno, condizionante per la vita e lo sviluppo della loro terra. C'è una sorta di scetticismo misto a rassegnazione. Interventi dello Stato contro la mafia, altrove presentati come un'energica svolta, qui appaiono palliativi scontati. È questo lo spirito, il sentimento, con cui sono stati accolti il cosiddetto blitz ordinato un mese fa dal procuratore della Repubblica di Palmi, Giuseppe Tuccio, che ha portato all'arresto di oltre 200 presunti mafiosi della piana di Gioia Tauro, e il processo in corso a Locri sulla costa ionica. Sul banco degli imputati 133 persone, fra le quali anche uomini di panza, boss di spicco della Locride come Nicola D'Agostino, boss di Canolo, detto Ucane per il suo carattere violento e spietato, e Peppe Nirta, noto come Scalzone. Il blitz e il processo vengono considerati episodi dimostrativi che si ripetono a ritmo periodico. Si sollevano critiche obiettando che a pochi nomi importanti si associano pesci piccoli, personaggi di nessun conto. È uno stato di confusione di cui approfittano gli stessi pezzi da 90 incriminati. Boss come Nicola D'Agostino e Peppe Nirta, capobastone incontrastato di una vasta fascia che va da San Luca all'Opera. Coinvolti in sequestri, contrabbando,
riciclaggio di denaro, traffico di droga, hanno l'arroganza di protestarsi al di sopra di tutti i sospetti. Colpiscono i poveri disgraziati che sono accusati di mafia. Che mafia qui poi non c'è? Ecco, lei dice mafia non c'è. No, eppure non c'è, c'è una serie di delitti, una serie di soprusi. A chi li attribuisce lei? Io non so che a che debba... Però noi per chi paghiamo questi funzionari? Per andare nel sottile e vedere chi sono i colpevoli. Allora, così i reati non finiscono mai. Quando un buongiorno, un bel giorno, esce un colonnello, un capitano, un maresciallo e fa un rapporto, e allora la magistratura ordina l'arresto, che cosa succede? Che noi siamo dentro, poi i reati succedono ancora perché non si scopriscono mai. Un'altra volta, un'altra associazione. Oppure appunto continuano i sequestri, continua il traffico della droga. È logico, che cosa dimostra? Dimostra che non siamo noi che siamo dentro, che c'è qualcuno che ne fa. Però per poter dimostrare... Non può anche dimostrare che esiste, indipendentemente da voi, un'organizzazione che voi non riuscite più a controllare. Per poter eliminare i reati debbono restare i colpevoli. Si tratta di cani sciolte, per gente pericolosa. No, non si tratta di reati, non sappiamo niente, no. Si dovrebbero restare i colpevoli. Perché così facendo che cosa si dice? I carabinieri, la questura, dormono a sette coscine, si dice in dialetto, no? Quando un bel momento succedono i reati, faranno un rapporto e le loro spalle sono salvaguardate. La loro dignità, la loro inettitudine è salvaguardata perché... l'opinione pubblica. Lei diceva a proposito della mafia, e a saccio qual è la mafia. Per mia mafia sarebbe che all'età di 16 anni fu carcerato dai 27 anni venuti l'11 febbraio 1970, fu carcerato fino al 28 maggio 77, scarcerato con la liberazione condizionale. Di che cosa era accusato lei? Di omicidio. Ho fatto un omicidio, mi condannarono, pagai. Da ragazzo, minorenne, mi crescendo con carcere, mi mandarono a trovare la licenza, mi cacciarono con la liberazione condizionale, sorvegliato due volte la notte, con tanto di libretto, non mi misero manco un uinte. Do un rapporto di carabinieri per chi non c'è niente, che mi sorvegliavano. Mi come si chiama lei? Strangio Giuseppe, da San Luca. 27 anni è venuto. Signor Nirta, non mi disse niente. Lei è accusato di essere a capo di questa associazione per delinquere. Di essere a capo senza portarmi mai una prova. L'ho chiesto dal primo giorno all'interrogatorio, al sostituto procuratore della Repubblica di Locri. Gliel'ho chiesto dal primo giorno. L'ho chiesto a tutti i vertici della Repubblica Italiana, con 29 lettere raccomandate e assicurate. Nessuno mi disse qual è la prova. Ma lei sa lo che è difficile. Lo dovete rinunciare questo. Sì, dico, vale ma... per voi e per la società italiana, non sa, vale solo per me. Ma lei sa che l'associazione per delinquere è una delle cose più difficili da mettere insieme. Ma con la fantasia non si può fare l'associazione, egregio signore. Soprattutto quando... Non si può fare con la fantasia soprattutto l'associazione. Soprattutto quando... Non si può fare lei, con la fantasia. Lei viene considerato un boss, quindi è difficile. Ma vengo considerato un boss? Io andai a sogni a casa d'affitto, che è questo boss? I boss hanno chiesto che si pigliano tutti a Mezza Italia. Egregio signori. Pure c'è egregio signori. Costruzioni, ville, ma... si dice che lei sia miliardario. E allora lo denunzio per falso e per calunniatori quello che dice che io ho i ville. È scritto dappertutto. Non è scritto dappertutto. Gli da bianco un diabato eu. E vedete qual è il ville. Voi dovete andare allora. Dovete andare, vi autorizzo. E secondo lei com'è nata questa fama sua di boss? Perché la considerano un perché padrino? Mi volevano vedere. Uno secco, scusando i termini, che tiro dalla capizza, una crapa attaccata al reto, o secco al reto all'asino, e insomma, ed io che voglio pure una pechetta ancora. Siccome oggi non è per tempo. Si dice che lei abbia anche grande influenza politica. Non è vero, sono tutti fantoni, sono tutti falsità. Una di quello che le racconta e non viene avanti, perché gli chiedo io di venire avanti? Perché gli chiedo una prova? Appunto per questo gli dico, datemi una prova, una, non si dice certo, anche al dibattimento. La prova è che lei è rispettato in tutta la zona, in tutta la Locri. Perché che deve essere cornuto e non mi sogno rispettato, permettetemelo. Perché che vuol dire? No, ma qui si parla del rispetto, dell'uomo di rispetto. No, non ne ho fatti l'uomo di rispetto, perché sono un uomo come tanti altri che si fanno i fatti suoi, lavorano per i fatti suoi e agiscono con la sua famiglia. Dice che lei riesca a convogliare verso un partito gran parte dei voti di bianco, per esempio. Non è vero, non è stato una fattore, non è vero niente.
È stata una falsità. Si dice che nella Locride non si muove foglia che Don Peppino Nirta non voglia. Queste sono tutte le fantoniche di quelle che parlano con la fantasia e non hanno all'altezza e non hanno buone, non hanno il docore di presentarsi e di dire tu sei responsabile di questo. Se avevano degnità, si presentavano da fronte e dicevano tu sei responsabile, tu devi pagare. E allora il magistrato mi condannava e aveva ragione. Ma no, in questo caso, non con la fantasia, egregio. Lei è stato egregio molte dottore. Volte al soggiorno obbligato, anche in quei casi non c'erano Non motivi. C'è nessun motivo perché io dal 67 a tutto oggi è stato sempre una persecuzione continua. Lei è un perseguitato? Un perseguitato, né più e né meno. E la mafia esiste per lei o questo no? Lo dovete sapere voi, che siete i veri investigatori, non io, perché io non sono investigatore della mafia, sincero non c'è. E se mafia c'è ed esiste, esiste tra quelli che sono i più grossi, a onde si mangiano tutte cose e nessuno lo vede, guarda la mia, che sogna a casa d'affitto, egregio dottore. E tutto caindo, non solo sì, ma i sindaci parli di mia, non voglio sacci nulla. Ma lei, lei è in casa d'affitto, ma la ricchezza sua è un fatto visibile come la sua potenza. Non c'è ricchezza in me. Io sono pieno di debiti della mia famiglia. Quando dico a mia famiglia dico io, mia moglie e i miei figli. Che lavoro fa lei? Abbiamo mio figlio, c'ha un'impresa. Un impianto di calcestruzzo messo da circa 4 anni. Quindi abbiamo dato la dimostrazione, la documentazione alla magistratura per dimostrare come mio figlio ha fatto l'acquisto con i domande, con i vari documenti dai verbalizzanti. E negli anni passati invece lei che cosa era? Faceva? Decidemi voi. Dico nel passato. Che cosa era? Che lavoro ha fatto? Dicetemi voi che cosa era. No, non ero costruttore. Che cos'era? Imprenditore? No, io lavoravo da operaio, lavoravo da bracciante fino a che potevo. Ora che volete che a 70 anni io mi posso permettere di vagli più giù, picco come con gli altri? Non lo posso pigliare perché non sono alla portata. Se aveva forza fisica lo facevo. Ma questo non lo posso fare perché la mia forza fisica non lo consente, egregio dottore. Questa è la politica del meridione. Lei dice che non esiste quella la mafia. Quella che addebita a quelli che non sono i veri mafiosi, il debito per mafiosi, per diventare noi la valvola di scarico. Nessuno ha voluto vedere che cosa sono i calabresi. Quelli che fanno i veri cosi, ne vede nessuno e non diventiamo la valvola di scarico. Signor Nitta, noi siamo la valvola di scarico. Signor Nitta, allora Marrazzo. Tutti i reati, questa è la terra dove avviene il maggior numero di estorsioni, sì, di sequestri. I calabresi, una parte ovviamente, sono implicati. Ma deve rispondere chi è il responsabile, devono trovare il responsabile, non devono trovare a me. Se mafia c'è per me, sono gli uomini politici. Ma c'è fame, non c'è mafia, c'è solo fame. Distinzione tra reati e reati, questa distinzione non si riferisce a mafia o non mafia, ma a maggiore o minore allarme sociale dei reati. Ecco, quasi risponderebbe pure al problema del furto di galline o del marito che uccide la moglie per gelosia. Cioè, sostanzialmente, questo comitato era assimilabile quanto ai figli, alle modalità, eccetera, ai vari comitati contro la violenza che sono sorti dal 70 ad oggi. Non allarme sociale. Allarme sociale. Chi ha il coraggio di controbattere i boss, anche dalle gabbie, riescono a condizionare i testimoni. Sotto il fuoco di fila delle contestazioni degli avvocati, il professore Peppino Brugnano, che da sindaco di Siderno, un paese dominato dall'Andrangheta, aveva organizzato un convegno contro la mafia, è arrivato in tribunale ad accettare il concetto strumentale dei difensori che il convegno riguardasse invece la violenza e la criminalità in generale. Ecco, voi siete tutti in attesa di essere sentiti, sì, dal tribunale. Lei di dove è sindaco? Sì, sindaco di Monasterace. Siete 17 sindaci della Locride oggi. Come vi spiegate che così un numero così... C'è una relazione tra il processo e la vostra presenza qui? Quindi si parla di lavori pubblici, di appalti. No, credo che ci sia soltanto questo tipo di relazione. Saremo sentiti i sindaci dei comuni nei quali ci sono stati arresti di
presunti mafiosi. Comunque siete tutti sentiti in relazione ad appalti, in relazione... Non in relazione ad appalti. Probabilmente, siccome siamo stati già sentiti dal giudice istruttore, vorranno sapere notizie sul tipo di attività che svolgono. Ecco, sull'attività che svolgono, sulle fonti di reddito, sul comportamento come cittadini. Credo. Ma si parla anche di complicità, di sospetto di complicità spesso? Ma sono domande alle quali noi difficilmente siamo in grado di rispondere, credo. Per esempio, poco fa, lei di dove è sindaco? Bianco. Di Bianco, il paese dei Nirta, no? Esattamente. Dove i Nirta fanno lavori pubblici. Ma i Nirta sono venuti là dopo l'alluvione del 72, come sfollati, e poi hanno messo casa lì. Ecco, com'è che vengono considerati i padroni del paese? No, a Bianco affatto. Proprio a Bianco? A Bianco non sono affatto i padroni del paese. Uno dei Nirta in un consiglio fu rappresentante anche di un partito ad un congresso? Non lo so dire, nel mio partito certamente no. Come considera i Nirta? Ma a Bianco non si sono sentiti, anche perché... Abitano a Bianco? Abitano a Bianco, per modo di dire, perché Nirta è quello, il cosiddetto più anziano, è vero, è stato quasi sempre al confino, altro, quindi veniva lì come... Sì, ma il figlio insegna, non c'è uno dei figli che... Sì, uno dei figli lo conosco poco, è vero, perché siccome la loro attività è a Bovalino, a San Luca, Bianco, insomma... Lei ritiene che a Bianco ci sia la mafia o no? No. Non c'è mafia. Bianco è un paese che è indenne da queste cose. Non è successo nessun episodio, non c'è nessuno arrestato. Ci fu un rapimento famoso che... Verona, sì. Questo... Quindi è un episodio? È un episodio, ma insomma questi episodi di sequestro si innestano in un giro molto più largo, non è roba del paese, vero? Scusi, lei di dove è sindaco? Io sono ex sindaco. Di dove? Di Riace. E poco fa il sindaco di Sant'Ilario ha risposto al presidente Agostino che nella Locride non c'è mafia. Lei è d'accordo? Guardi, io non so che cosa intende lei con questa quel sistema di complicità tra amministratori ed imprenditori. Io credo che si stia facendo troppo chiacchiere, sulla questione di collusione, amministrazioni e, diciamo, fenomeni degenerativi. Purtroppo gli amministratori insomma si sentono anche, diciamo, frustrati da questa diciamo opinione che si sta diffondendo. L'ex sindaco di Canolo, lei è succeduto ai D'Agostino a Canolo? Sì, succeduto a D'Agostino a Canolo. Questi D'Agostino che ora si trovano sul banco degli imputati per l'associazione per delinquere, così come lì. Lei che ne ha seguito le ascese? Io guardo, ho seguito le ascese di queste D'Agostino, ma che ci possa dire quel granché, io non ci posso dire niente. Signor sindaco, lei ha appena finito di deporre, sì. E il presidente le ha chiesto se a Sant'Ilario c'era la mafia. Lei ha detto non solo a Sant'Ilario. Non mi risulta. Il signore si deve andare a casa. Al comune. No, dico, lei ha detto che non solo non c'era a Sant'Ilario. Non mi risulta. Meno non c'era in tutta la Locride. Meno risulta. Allora questo processo come lo vede? Ma come non lo so, aspetteremo la sentenza e poi... Noi abbiamo fiducia nella giustizia. E tutti gli episodi, taglieggiamenti... Ma non mi risulta. Non le risulta. A Sant'Ilario non ci sono stati episodi, no, taglieggiamenti. Di tutta la Locride, quindi ha espresso un giudizio... Ma non so io... Non mi risulta che ci siano stati, ecco. Che ci siano sequestri, dire... che ci siano i sequestri, traffici. Sì, ci sono stati. Traffici non mi risulta. Contrabbando? Stata... Assolutamente. Non le risulta? Non mi risulta. I sindaci rivelano chiaramente esitazione, paura, timore di ritorsione. L'omertà nasce spesso da complicità radicate, ma anche da un'elementare necessità di sopravvivenza. L'esperienza insegna che, superata la piena della repressione, la mafia ritorna più forte di prima. Dalle carceri i boss impartiscono ordini e impongono tangenti in misura anche maggiore di quando sono in libertà. I processi costano, gli avvocati si fanno pagare,
e a un imputato un processo come quello di Locri costa fino a 10-12 milioni. Si crea così tutto un giro di sovvenzioni forzate. Sono contenuti nell'accordo. Si è messo a sua disposizione l'accordo in modo che ce I grossi processi per associazione a delinquere del tipo di quello in corso a Locri vengono considerati niente più che dimostrazioni a sé stanti della presenza dello Stato, una presenza quasi formale che lascia tutti a bocca amara. I magistrati sono pochi, il numero insufficiente e le istruttorie vengono necessariamente condotte in modo sommario. All'ultimo processo di Reggio Calabria, che vide accomunati 60 presunti mafiosi con l'imputazione di associazione per delinquere, 32 furono assolti, 28 condannati, ma liberati nel giro di un anno. Per l'inefficienza delle pene, la presenza al processo in qualità di imputato si trasforma così in un titolo di merito. Ero nell'associazione di Reggio, dice con arroganza il picciotto. Come pure la permanenza di un anno o due al soggiorno obbligato è un punto in graduatoria per chi si ritiene in carriera nelle file della mafia. È un dato ormai accettato che i cervelli dell''ndrangheta e i loro accoliti arrivano a trarre vantaggio dalle indagini e dalle istruttorie affrettate. Vede qualche rischio per l'azione che lei ha condotto ultimamente, l'arresto di oltre 240 persone con la denuncia per associazione per delinquere di tipo mafioso? C'è chi dice che si tratti di pesci piccoli. Ma in una aggregazione la cosca è quella denominazione tipica che caratterizza la vita mafiosa, in un'aggregazione vi sono pesci piccoli e pesci grossi. Il mafioso di 20 anni fa, ecco, vive oggi di atteggiamenti paramafiosi, ma non svolge comportamenti attivi, cioè non realizza delitti, nella misura in cui privilegia un tipo di rapporto con la struttura pubblica di collaborazione. Si arriva anche a questi paradossi, giacché si persegue l'ordine che giova e non il delitto che tutto sommato rompe e crea reazione da parte dello Stato. Quindi ci sono dei giovani, e giovanissimi anche, e la nota più amara di questa nuova esperienza giudiziaria che io ho registrato è la presenza anche di giovani di discreta cultura che sono emarginati e che erano destinati o a questo tipo di attività delinquenziale o peggio ancora verso altri atteggiamenti eversivi. Nei 243 mancherebbero appunto i nomi grossi, i nomi di boss noti che pure nella piana esistono, nella piana di Gioia Tauro. Lei, che è un cronista attento, sa che non più di un anno fa questi nomi grossi sono stati giudicati e quindi vi era una preclusione di carattere giudiziario per una riproposizione degli stessi nomi ad ulteriore giudizio. Ma a parte questo, intendo sottolineare che i nomi nuovi sono quelli che attualmente, ecco, in un giudizio di attualità, realizzano un pericolo per la vita sociale della zona della piana, perché hanno realizzato nuove aggregazioni, magari con il placet, con la condiscendenza dei vecchi patriarchi. Si è proceduto questa volta ad un approfondimento della consistenza patrimoniale, a delle indagini patrimoniali su questi 133 personaggi? Si è proceduto a questa indagine, però si è fatta un'indagine patrimoniale generica, mentre quello che conta, diciamo, è un'indagine patrimoniale orientata, cioè orientata al tipo di reato. In questo caso alla prova del vincolo associativo, cioè mentre invece si è fatta un'indagine patrimoniale generica
Relativa sempre ai singoli personaggi? Relativa ai singoli personaggi, sì. Cioè bisognava fare un altro tipo di indagine, specialmente bancaria, per provare il vincolo associativo, cioè per esempio una serie di assegni, uno scambio di assegni fra gli appartenenti alle varie cose. Questo non c'è stato? No, non c'è stato. Non c'è stato perché non si è voluto fare o perché è una negligenza? No, non... penso che non c'è stato perché... Cioè, non si è pensato di farlo. Cioè, non è stato fatto mai. Insomma, in genere l'indagine patrimoniale si intende come indagine patrimoniale generica. L'etichetta di delitto mafioso, come fa a darla lei? Diciamo, e non può essere delinquenza comune. Non sono domande da farsi. Per esempio, ci opponiamo a questa domanda. Coprite voi se è un delitto mafioso. Processi e azioni di polizia non riescono ancora a incidere sugli intrecci fra mafia e potere. È questo il nodo da sciogliere per ridare fiducia ai calabresi e credibilità alle istituzioni. Da tempo immemorabile la gente è costretta a concludere amaramente che le incursioni e i rastrellamenti si risolvono puntualmente in un polverone, senza che si avvertano i segni di un vero cambiamento, radicale, profondo, definitivo. Dottor Tuccio, lei sostiene che ormai la mafia è infiltrata in tutti i poteri, magistratura, partiti, enti pubblici, ovunque. Vorrei dire che la mafia tenta un ingresso violento con metodi mafiosi in tutte le strutture laddove vi è la possibilità di realizzare profitti illecitamente, che è la costante della finalità mafiosa. Ovviamente la possibilità di realizzare questi obiettivi dipende dalla capacità di tenuta, di resistenza delle varie strutture. E quindi l'infiltrazione è avvenuta ormai? L'infiltrazione è avvenuta laddove le strutture hanno rinvenuto un motivo di simbiosi, di cointeressenza e di stile, di modo di essere uguale a quello mafioso. L'infiltrazione è stata respinta laddove le strutture, o perché esigenze di ricambio interno, di democraticità dell'apparato stesso, o perché gli uomini stessi hanno trovato la capacità di reagire, vi è stato soltanto un tentativo e quindi l'infiltrazione non è stata realizzata. Ecco, segnalo per tutti l'episodio di una cooperativa che è sorta con finalità principalmente antimafiosa nella zona del Rosarnese e che non poté non subire dall'esterno questo tentativo di aggancio, per cui vi è stata anche una ragione di sofferenza da parte di questa struttura nei confronti dell'assalto mafioso, ma la resistenza a carattere generale vi è stata. Lei ha parlato anche di consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri comunali, di magistrati. Dico, queste connessioni non si riesce a reciderle? Si parla di tutto e magari ci si attribuiscono anche delle affermazioni mai rese. Voglio dire che laddove la mafia rinviene, esigenze di raccordo tenta l'aggancio. La mafia è l'ombra del potere economico e quindi non guarda il distintivo all'occhiello dell'uomo politico né il tipo di interesse che viene di volta in volta gestito dalle strutture o dalle istituzioni pubbliche. Una cointeressenza a carattere generale non c'è, la connessione così d'amplè non può essere affermata. E ci sono situazioni e situazioni.
È anche pericoloso affermare che tutti i partiti si siano dimostrati disponibili a questo aggancio. Vi sono partiti che hanno reagito in termini estremamente seri, vi sono altri che in termini estremamente seri hanno declamato di operare in senso antimafioso, ma nei comportamenti specifici si sono invece attivati in maniera diversa. Non ritiene che l'inquinamento della mafia, appunto, nei partiti e in altri enti pubblici renda questi processi, questo tipo di processo, un fatto isolato, vuol dire non c'è, poi non segue una lotta effettiva alla mafia? Ma tutti i magistrati interessati al problema dell'antimafia abbiamo sottolineato questa esigenza di coordinamento con le forze politiche e quelle ovviamente che hanno titolo di legittimazione a partecipare a questa battaglia. Questo coordinamento si può realizzare anche attraverso attività istruttorie. Io ho registrato in altre occasioni, nell'istruzione dibattimentale di altro processo, la presenza di esponenti di partiti politici che hanno offerto, correndo dei gravi rischi, una collaborazione estremamente valida, e oggi, tesaurizzando questa indicazione, sto battendo questa strada. Da questo processo emergono elementi concreti, più di quanto sia avvenuto in passato, per quanto riguarda le collusioni tra la mafia e gli esponenti di una parte della politica? Ma non emergono, perché anche per ragioni di tempo, cioè, non si è potuto curare questo aspetto. Cioè, un processo fatto in questa maniera, con tanti imputati, è fatto non a piede libero, ma fatto con imputati in carcere, con ordine di cattura, cioè, non si può approfondire. Non si può approfondire perché altrimenti scadono i termini di carcerazione preventiva. Emergono elementi concreti sulle ipoteche che la mafia ha messo negli ultimi 10 anni sui lavori pubblici, per esempio? Ne emerge qualcosa. E forse potrò far emergere qualche cosa di concreto io. Forse, non sono sicuro però. I danni prodotti dalla collusione mafia-potere sono evidenti, vistosi. Si toccano con mano nel desolante abbandono di quello che doveva essere il quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e nell'area dell'impianto petrolchimico di Saline, ridotto a un ammasso di ferraglie arrugginite. I progetti alternativi di Gioia Tauro, il laminatoio, un'industria per congegni elettronici, un terminale carbonifero, sono di là da venire. E così, laddove dovevano trovare lavoro migliaia di operai, sono impiegate poche decine di addetti per mandare avanti stancamente il completamento delle banchine per un porto che nessuno sa ancora a cosa servirà. Al petrolchimico la situazione è anche peggiore. Negli anni 70 costò oltre 200 miliardi. Si è detto che il blocco degli impianti era dovuto alla scoperta che le bioproteine, la cui produzione era prevista nell'impianto di Saline, erano cancerogene. Ora si è scoperto invece che soltanto uno dei 4 impianti era destinato alle bioproteine. Gli altri 3 avrebbero potuto essere attivati per prodotti diversi, per esempio tutta la gamma dei detersivi. La chiusura della Liquichimica fu invece strumentalizzata, sostengono i sindacati, da Raffaele Ursini per ottenere altri miliardi dallo Stato, oltre alle centinaia che egli aveva già sperperato in progetti fallimentari per l'industria chimica. Risultato? Gli 8.000 posti di lavoro previsti per la Calabria negli anni 70 sono rimasti sulla carta. La situazione, ancora oggi, non è mutata. Un altro impianto che si avvia a diventare un fantasma, l'Officina Riparazioni Ferrovie dello Stato, i cui lavori dovevano iniziare il 1 gennaio. Che cosa è successo? Ma ci auguriamo che intanto che non diventi un fantasma come Gioia Tauro. Qui le cose stanno in questo modo. Dopo una lunga gestazione si è discusso intanto sulla localizzazione, se doveva essere Reggio Calabria o in altre località. Finalmente, con le iniziative, con l'impegno, con le pressioni
dei lavoratori, del movimento sindacale, dei partiti politici, finalmente è stata decisa di farla a Saline. Una volta fatte le eccezioni, incominciano le pressioni per spostarne ad altre parti. Si dice che il terreno è franoso, si fanno lunghe indagini dalla regione al governo, al ministero, finalmente si arriva all'appalto. Quando si arriva all'appalto viene fuori il cosiddetto rischio Calabria, che poi sarebbe il rischio mafioso, quanto per la tangente mafiosa. Ma che a dire il vero c'erano anche problemi reali rispetto alla prima fase del capitolato di appalto, perché erano passati 2 anni e quindi c'era stata una lievitazione normale dei prezzi. Comunque si era arrivati ad un costo di 60 miliardi per tutto l'impianto. Comunque l'opera è andata in appalto, l'ha preso un consorzio di imprese per 60 miliardi. Poi ecco il mistero. Ultimamente chiedono un aumento di 20 miliardi, quindi un terzo del valore totale dei lavori. Dopodiché questo consorzio scompare. Questo consorzio viene, fa le ulteriori indagini previste dal capitolato di appalto, conclude queste indagini, se ne va, tutta l'attrezzatura la porta via senza dire niente a nessuno. Nascono delle voci, dei sospetti. Si dice che il consorzio abbia ricevuto pressioni, queste pressioni sarebbero di origine mafiose. Questi sono i sospetti nostri, ma abbiamo la preoccupazione che non inizi di nuovo intanto una spinta a ritardare l'opera e poi per poterla spostare addirittura in zone che vanno al di là della stessa regione Calabria. Fallito il progettato sviluppo industriale previsto per la Calabria, tutti gli uomini della Fibbia hanno gioco facile nell'imporre la loro legge. Chi è senza lavoro è inerme, vulnerabile, ricattabile. L'alternativa è l'emigrazione. Il posto nella forestale, una sinecura assistenziale della quale usufruiscono più di 30.000 calabresi, costituisce quindi un privilegio. Anche un boss come Peppe Nirta non disdegna un posto di guardiano nella forestale. È un impiego che serve ai mafiosi di rango come copertura e come possibilità diretta di esercitare un potere sui giovani dell'Aspromonte. È un gioco di influenze, di rapporti, di sudditanza. Chi vuole ottenere 50 giornate di lavoro nei boschi del demanio deve imparare a rispettare il pezzo da 90 e ad eseguire i suoi ordini, trasformandosi all'occorrenza anche in guardiano di un ostaggio. È lo scotto che può accadere di dover pagare in Calabria per ottenere un salario, sia pure stagionale. Siamo andati a San Luca in Aspromonte, il feudo dei Nirta, in casa di uno degli imputati, uno dei più giovani al processo di Locri. Come tutti gli altri, deve rispondere anche lui di associazione per delinquere. Ci aveva detto: andate a vedere come vive la madre di un mafioso accusato di sequestri, estorsioni, traffico di droga. La sua verità si rivelerà ineccepibile. Egli non ha potuto però probabilmente spiegare che per guadagnarsi un tozzo di pane deve sottostare alla legge dei Nirta e commettere all'occorrenza anche dei delitti. È la legge imposta da tutti gli uomini della Fibbia e nella quale affonda lo spietato potere dell'Andrangheta. Signora, questa è tutta la sua casa. Sì, a palazzino che possa dire chi stai figlio. Hanno detto che era una palazzina. No, chi stai figlio? Allora. Senta, il pane se lo fa ancora da sé? A mamma. Ah, col grano? Col grano. Lo fa vedere? Ah, ok, vedete qua.
E ho sì, ma no, un altro due sacchi. Ah, questo è il grano? Questo pure il grano. Tutto grano questo. Tutto grano? Tutto grano. Oh, lo coltiva lei? Lo coltiva lei? Ho figlio schietto. Prima facevo maritato. Suo figlio sì, prima facevamo tutto quanto. Domenico. Pure un figlio maritato. Pure un figlio schietto dentro carcere. Facevamo con Giovanni pure la massa. Ora per carcerata e facevamo con schietto. Ah, quindi schietto. Giovanni non può sì. più aiutarlo? No, no. Ora no che è carcerato, ma quando era... Aiutava? Aiutava. Senta, e quanti anni ha, signora? E va di scatto 19. Quindi c'ha 70 anni? 19 sono. Ed è rimasta vedova giovanissima con questi suoi quattro figli? Sì, quattro figli. Deve quattro figli a fondo. Che si sta preparando lì? Due erbi. Le erbe? Erbi. E dove le ha prese quelle erbe? Il cattacca giù su venere. Ah, le vendono qui vicino? Sì, chi di cattai, chi di cattai. Senta, signora, e Giovanni... Era stato in Australia per 4 anni. Io fui un nord con i figli. Sì. Per aiutare la famiglia. Se ne andò in Australia. Per aiutare la famiglia che mi restava orfani, senti che all'Australia. A poi mi andammo chiamando quando avevamo una sorella mi sposamo. E l'altro figlio suo andò in Germania. Oh, figlio, mio. A 16 anni, no? Ah, che sì, 17 anni. E Giovanni in Australia a 20. No? Che così, figlio, senti che. Poi è tornato qui e l'avevano assunto alla forestale. E poi io ero andata forestale. Aveva... A lavorare. E quanto guadagnava? Ah, che come la paga? Com'era che si chiamava forestali? Sì. Com'era? Stignano le vecchie schiette, la paga. E lei c'ha la pensione, vive con quella lei? Lei mi assiste con la pensione. Lo assiste nel senso lei che... Lei mi assiste con la pensione, figlio. Deve pagare gli avvocati. Lei paga gli avvocati, e mi assiste lì, figlio. E quel lavoro che faccio fare sarà forestale. E quel lavoro di suo fratello. Che suo fratello va a lavorare sempre in forestale. Questa è la sua casa, è fatta da questo... Questa è poi su che c'ha, la camera da letto? Come sotto e come sotto e sopra. Vogliamo vederla? Sì, sì, ma... Ciao, la salvo. E qui ci sono i letti? Ah, 3 letti. Uno della mamma e 2 dei figli. Uno della mamma e 2 dei figli. Questo è suo marito? Chi sta un marito che mi morì che cadde? Cadde dall'albero. Cadde dall'albero. E la lasciò con 4 figli. Con 4 figli, sì, con 4 figli. Con 4 figli. Chi sta la pelazzina, figlio, che andavi? Ah. 3 lettere, figlio, tra casa. C'è una casa. Queste sono le. Non ho cose, c'è il che mi. E il frigorifero perché l'ha staccato? Non hai niente. Ah, non c'è niente non c'è da c'è niente, ho da pari. Mi. Non c'è niente. Chi sta un figlio? Ah, questo è l'altro suo figlio. Vieni. Lei è Domenico? Io sono Domenico, sì, perché lei chi è? Io sono della RAI. Senna, noi abbiamo parlato con suo fratello giù in tribunale, a Locri. Ci ha detto di venire qui per... Lei è Domenico, quanti anni ha? Io ho 26 anni. 26 anni. E lavora alla forestale? Sì, lavoro in forestale i turni, facciamo i turni. No? I turni. Quante giornate l'anno riesce a fare? Beh, dipende... C'è chi fa 4 turni, 7 turni. Lei su per giù, quante giornate l'anno? Io quest'anno ho fatto 154. E poi prende la disoccupazione, no? Sì. Ecco, tra disoccupazione e quello che le dà la forestale, in un anno quanto prende su per giù? Beh, 4 milioni. 4 milioni l'anno? 4 milioni. Lavorando però in montagna? Sì, in montagna. Che lavoro fa in montagna? Per imboschimento facciamo dei graticciati, sistemazione. Sì. Lei era stato in Germania? Sì, sono stato anche in Germania, emigrato. Quanti sì. anni? 3 anni. 4 anni. E quanti anni aveva quando andò in Germania? Sono andato a 20 anni. A 20 anni. Senta, e come si spiega lei che Giovanni sia stato implicato in questa associazione? Secondo lei perché? Ecco. Per me è un'ingiustizia. Ecco, perché un'ingiustizia? Non è che da un modo... Com'è che non l'hanno implicato lei, per esempio? E suo fratello sì? C'era... Non so, forse qualcuno che c'è qualche precedente, no? Qualche precedente? Una volta, non sanno, gli hanno trovato una pistola per terra e gli hanno implicato a lui, no? Ah, ecco, questa è la sola cosa. È la sola cosa che gli hanno attribuito. Non è che è stato favorito, per esempio, molte volte dai NIRT e allora è nato questa voce? No, per l'amore di Dio, voce. Noi i NIRT capisciamo così, come paesani, e basta. Ma ce ne sono tanti al processo che arrivano da San Luca. Tutta povera gente, tutta che... NIRT non è povera gente. Beh, guarda,
Per me sono gente come tutti gli altri, povera gente che campa onestamente col lavoro. Pure in IRTA, lei anche dice. In IRTA. Mm. Perché io li conosco così, poi... Mi scusate, caparle, sì. Figlio, ma noi sappiamo dalla nostra casa, non sappiamo di gente, ma siamo distanti noi, con paese errante, è un paese nuovo, noi siamo un paese vecchio, cani. Noi non sappiamo questa gente, figlio, non si stanno bene, non si stanno male, non sappiamo niente, perché noi siamo... Sono gente che lavorano. Signora, lavorate con la forestale a San Luca, qui? Ah, Gesù, Vergine Maria. Sì, lavoriamo con la forestale. Quanti giorni? Ma quanti giorni? Lavoriamo più o meno, perché se non avevamo lavoro, che dovevamo lavorare? Non la forestale, non avevamo lavoro in questo paese. Ma ora è stata... Quando mandano le regioni? Ma ora lei viene dalla valle. E ora andavamo in un porceggio, nel suino. Ah, avete i maiali? Sì. E io me ne sarei mai per mangiare. Ma sono vostri i maiali? Guarda, ci si dice so questo. Siete andate giù a portare da mangiare ai maiali? Sì, quando avevamo tre maialetti che facevo per noi. Per non mi cattavamo, quando non avevamo soldi, mi cattavamo, mi tenivamo poco a poco. Il suo marito dov'è? Mio marito è emigrato, in Australia. E quando viene? Ogni anno? Viene una volta all'anno, per dire capo tant'anno anno, capita che staccio 2 anni. A poi staccio 1 anno cane, andavo a lavoro, andavo in parte un'altra volta. Che è la vita? Sacrificati? A San Luca. A San Luca, a San Luca. Davo 68 che parti. Quando sposavamo, eravamo sposati 2 anni e parti tutti gli anni, continuatamente. Che è la vita? Fatica e bisogno, andavamo cane. Ora, bastava ancora, andiamo in davanti.